e anche per i numeri che ci ha dato, che rendono bene l'idea, anche se sono i capi, di qual è la realtà del nostro consorzio. Perché colgo l'occasione di questo, non ho chiesto prima il chiarimento perché non era sulla delibera, ma era sul bilancio. Io non sono un'esperta di bilancio, ma ho richiesto gli atti così come è previsto e mi sono stati forniti. Allora, siccome il professore prima faceva riferimento alla Fondazione Group, dicendo che stanzia, se ho capito bene, 250.000 euro all'anno, che però vengono ripartiti per questioni contabili in parte in una contabilità e in parte nella contabilità successiva. Allora, volevo chiedere, e questo è un dettaglio, poi entrerò, la nota integrativa a bilancio 2012 vede uno stanziamento come dovuto tra le quote associative e contributi di 100.000 euro da parte della Fondazione Gruppo come socio benemerito e vede come dovuto 100.000, come incassato 0, come residuo da incassare ancora 100.000. Immagino che questo sicuramente sarà stato poi incassato, ma volevo capire come mai a fine anno ancora non era stato adempiuto, visto che, da come ho capito io qui, ribadisco, da questi atti erano solo 100.000 euro quelli che erano previsti. Sì, perché poi la questione è similare alla banca. Ma lei ha cambiato l'intervento? No, ho cambiato l'intervento, ho chiesto, siccome è un'informazione di tipo tecnico, Presidente, sul bilancio, sì. E non ho ritenuto di chiederla prima perché gli interventi, chiarimenti tecnici erano richiesti sulla delibera, lo chiedo adesso se è possibile. Va bene la risposta anche in fase di replica, non è... Ecco, questo non so, non se è... subito una risposta per proseguire nell'intervento o possiamo darla alla fine? Certo. No, anche perché aggiungo a questo anche un altro elemento, che è quello dei soci ordinari della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese per 20.000 euro, scorso sono documenti al 31 dicembre, invece per il comune di Fiumeveneto e Corcia no, perché comunque c'è una postilla sempre di 9.000 e rispettivamente 9.000 e 8.000 euro, ma sotto c'è una postilla che spiega che queste somme sono state accantonate al fondo di svalutazione crediti dal momento che successivamente alla chiusura del 31 dicembre 2011 è pervenuta al consorzio una lettera di recesso da parte di questi soci. Allora, detto questo, poi attenderò la risposta, devo dire che rispetto alla introduzione che ha fatto il signor sindaco, per la verità, chiedo scusa, sono arrivata in ritardo, ma ho compreso le linee fondamentali, rispetto a quello che poi, come dicevo, a quelli che sono gli elementi che ha fornito il professor Amadio, facendoci comprendere fino in fondo che cosa significa, no, voler avere un'università a Pordenone, e quindi la lettura chiave credo che passi attraverso la parola dipartimento, perché altrimenti nulla si fa, si rimane in questo stato. E mi chiedo, in questi anni, come mai non siamo riusciti ad arrivare fino lì? E ho preso in mano la delibera di adesione del 91, dove si parlava di consorzio, dove si parlava di associazione di diritto privato tra enti pubblici, e poi mi sono anche presa la briga di dare un'occhiata e di leggere le dichiarazioni di voto che fecero allora i consiglieri comunali che erano presenti. E devo dire, cari colleghi, che mi è preso un po' lo sconforto, perché siamo al punto di partenza, perché ci continuiamo a dire le stesse cose che ci dicevamo, che si dicevano nel 91 quando andavo a scuola. Allora, questo sta a significare che o dal 91 fino ad oggi sono passati 21 anni, di qualunque colore politico sia stata l'amministrazione comunale, non è riuscita ad influire in modo importante sul comune per riuscire a far capire di che cosa Pordenone aveva bisogno, oppure ci sono altre problematiche di tipo gestionale o
o non so di quale tipo, che ci hanno fatto arrivare fino ad oggi. La delibera che ci dà, tra virgolette, no, l'occasione, ed è la notifica dello statuto, sicuramente una delibera importante, va a modificarlo, da allora credo non sia stato mai modificato, no? Ci dà l'occasione per fare una valutazione generale. Io concordo con il fatto che ci debba essere un'università per 1.200.000 abitanti come il Friuli Venezia Giulia, un'università unica e che sia policentrica e che arrivi ad avere un dipartimento per ogni provincia. E concordo anche sul fatto che qualora ci siano doppioni, siccome non rappresento un partito, ma non devo necessariamente difendere ciò che in passato qualcuno che apparteneva al mio partito ha fatto, dicevo, concordo sul fatto che non ci possano essere due doppioni, faccio riferimento alle cliniche universitarie e queste cose. Però, il passaggio intermedio al quale si faceva sempre riferimento, ovvero adesso rimaniamo così fino a quando, dobbiamo mettere il punto fine, perché io sono convinta di una questione. Lo statuto diceva importante, però mi sembra di dire guardo il dito o guardo la luna, no? E il ragionamento generale è: abbiamo un'università, ci serve, dove vogliamo andare, la possiamo mantenere, la regione, il comune, tutti quanti la possiamo mantenere e possiamo farla funzionare come università, perché adesso non è un'università, non è un dipartimento, è un consorzio, un ente strumentale che fornisce in qualche modo, mi scuserà il professore, io non sono preparata, in modo mi sono data da fare per cercare di imparare un po', ma non si è ontologi. Quindi è un ente, dicevo, strumentale che serve sicuramente per fare un lavoro importante, ma c'è un elemento sul quale io credo noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione, e la riflessione la faccio anche alla luce di quanto investe il mondo imprenditoriale dell'università. Pochissimo. Unione Industriale di Pordenone, 20 miliardi. Vabbè, io non lo sapevo. Allora, io la penso diversamente da lei, evidentemente, caro collega Dalmas, perché se lei mi sollecita in questo modo, siccome io mi sento libera qui di dire la mia, dico che è importante avere sì un'università, una facoltà tutta intera che serva e che sia funzionale a ciò che richiede il territorio. Credo anche che la scelta che è caduta su scienze multimediali, su quello che farò un discorso a parte, perché ho delle piccole criticità che mi sono state sollevate da parte di alunni, di frequentanti di questo corso, e diciamo così, è stato scelto di investire su questo. È vero, una parte del nostro territorio lo può richiedere, ma quanti di questi giovani poi riescono a trovare una collocazione dal punto di vista lavorativo nel nostro territorio o comunque in territori limitrofi? Questo è uno delle segnalazioni che mi sono pervenute. E, è vero, attrae, ce l'ha confermato, il 40% dice da fuori regione, quindi questo è un elemento importante. Potremmo investire unicamente in questo corso? Potrebbe essere un'idea. Potremmo invece scegliere un corso diverso, fortemente voluto, come dicevo prima, un'ingegneria particolare. Lei ha fatto riferimento prima ad una formazione di un biennio successivo al Kennedy che poi si possa collegare a un qualche cosa di quel genere, o meglio un qualche cosa che faccia riferimento, seppur la crisi attuale, alla scuola del mobile, alla zona del mobile del nostro territorio. Non lo so, sono tutti ragionamenti aperti sui quali però è chiaro che bisogna intervenire. Mi sento di sottolineare che il fatto che università
debba comunque rimanere per il 99,9% finanziata pubblicamente, forse non è la strada unica, forse anche il mondo imprenditoriale per i nostri giovani potrebbe fare la loro. O forse così tanti giovani potrebbero anche decidere di non andare all'università. Io ricordo che ci sono un sacco di antichi mestieri, senza voler antichi ma anche attuali mestieri, che non vengono più portati avanti dai nostri giovani, che per questo motivo, non si sa per quale motivo, si scelga comunque di fare un percorso universitario indipendentemente da quelle che poi sono le prospettive di lavoro futuro. Ma questo è un ragionamento a parte che poco c'entra con quello che stiamo discutendo noi questa sera. Io credo in sostanza che ci debba essere una compartecipazione pubblico-privato da questo punto di vista, che questo potrebbe essere di grande aiuto per l'università, per il territorio, ma per le richieste stesse che la parte privata potrebbe fare. Sul discorso di scienze multimediali mi permetto di fare, come dire, queste minuscole segnalazioni, ma che però, come dicevo, mi derivano dagli studenti. Poi, insomma, si faccia l'uso che si ritiene più opportuno. Mi viene segnalato che su quel corso, su scienze multimediali, esiste un corso, una materia come tecnico del suono o cameraman, insomma. Ecco, allora lì, vedete, c'è un problema, vi segnalo. Da oltre due anni esiste, il laboratorio esiste da molti anni, ma da oltre due anni il laboratorio di riferimento ben fornito di tecnologie all'avanguardia che sono costate nel tempo non possono essere utilizzati dagli studenti e gli studenti non ne conoscono la motivazione. Mi viene segnalato che, lei si trova lì, io parlo del consiglio comunale e faccio presente alcune delle criticità e che queste apparecchiature importanti vengono utilizzate, mi viene detto, solo tre giorni l'anno in occasione di quell'evento, Voci dell'Inchiesta si chiama, e loro dicono, è a disposizione di tutti, noi dovremmo uscire da qui formati o il più possibile formati, perché sappiamo che il percorso universitario certamente non può essere esaustivo da questo punto di vista, però insomma dateci l'opportunità. E segnalo inoltre che in merito a questa materia specifica, così mi dicono, da quest'anno non ci sarebbe più un corso, non ci sarebbe più la materia, l'esame esatto, e quindi non c'è neanche più l'insegnamento, e quindi questa è un'altra di quelle cose che vengono segnalate. Per chiudere e per dire due cose, ho visto che sono state recepite alcune questioni che erano state sollevate in commissione dal punto di vista dell'emendamento. Io rimango un po' ancora in dubbio su una questione, adesso non trovo il... Allora, all'articolo 9, dove si parla della revoca di uno o di più amministratori che può essere decretata in ogni tempo, anche senza motivazione di necessità e anche in assenza di giusta causa, non entro nel merito, voglio dire, ma mi chiedo, credo che la motivazione ci dovrebbe essere e quantomeno una motivazione, no, se non una giusta causa. Per il resto do atto che c'è una leggera semplificazione, c'è la riduzione del numero da 5 a 7, qualcosa del genere, dei consiglieri di amministrazione. Credo che, voglio dire, è un atto amministrativo dovuto, aggiornato, importante, ma non credo che cambierà di fatto la funzionalità e gli obiettivi che dovrebbe avere il consorzio universitario di Pordenone. Consigliere, ascolto a te. Va bene. Si può
concludo, ho già concluso nel dire che appunto questo strumento che, voglio dire, fino all'altro giorno ce l'avevamo in un certo modo, adesso cambia, sicuramente sarà migliorato. Non sono convinta, ma credo che nessuno di noi sia convinto che questo sarà la chiave di lettura. Le problematiche sul piatto restano e quello di riuscire, come diceva anche chi mi ha preceduto nell'intervento, ad avere un dipartimento, la domanda è se riusciamo a mantenerlo, se l'università di Udine o di Trieste tutti assieme decidono di dislocare, tra virgolette, o lasciare un pezzettino di quello che hanno, allora sarà bene. Altrimenti, se dobbiamo continuare ad avere una struttura per averla, perché non è che la città è più importante se ha una università, e credo che se deve produrre passivo forse non è il caso. Grazie. Era...